Ultime ore utili per effettuare lo shopping natalizio e acquistare un pensierino per le persone care. Anche Nuresi tra oggi e domani affolleranno le vie dello shopping, dal Corso Garibaldi a Via La Marmora, Piazza Mameli o De Bernardi, senza dimenticare i centri commerciali di Biscolai, Via Don Bosco e Prato Sardo, alla ricerca di un'idea last minute. I soldi da spendere non sono tanti dopo i salassi di tasse e bollette, ma di sicuro non faranno mancare qualche dono per i più piccoli che attendono con trepidazione di verificare se i desideri espressi attraverso le letterine inviate a Gesù Bambino o Babbo Natale hanno trovato la giusta attenzione. In Sardegna, ma la tendenza vale anche per Nuoro, la crisi economica continua a mordere, anche se qualche piccolo segnale di ripresa inizia a vedersi e si riflette sugli acquisti natalizi. Confcommercio Sardegna prevede una spesa media pro capite di 120 euro contro i 160 a livello nazionale. Il 94,3% dei consumatori, sottolinea la ricerca, stanzierà una cifra non superiore ai 300 euro per il regalo di Natale. Ma l'incertezza sulle prospettive economiche dei prossimi mesi sta comunque frenando, almeno in Sardegna, la corsa agli acquisti che si dovrebbe attestare sugli standard dello scorso anno. I nuoresi, come vuole la tradizione, trascorreranno il Natale in famiglia, partecipando alle funzioni religiose in programma nelle parrocchie cittadine. Un Natale all'insegna della serenità, per poi magari spostarsi in occasione del Capodanno nelle località marine oppure nelle città che hanno programmato un addio al 2017, organizzando concerti con i big della canzone.